quello è il blue carpet ed è dove passano tutti gli ospiti. Quella cosa lì, quella è la sala Truffaut, aspetta adesso mi giro, è quella là, c'è la sala Truffaut, lì dentro ci sono tutti i film più importanti e vi vengo a trovare sicuramente in sala, quindi ci vedremo lì nel dibattito e buon festival ragazzi, veramente, godetevelo tutto. I giovani salgono sul palco del Gifoni Film Festival, il famoso appuntamento dedicato al cinema per ragazzi, iniziato la scorsa settimana e in programma fino al 31 luglio. Quest'anno i giurati saranno più di 5.600 di ogni parte del mondo, a far parte della commissione ci sono anche 36 fanesi, dall'ambiente al lavoro fino alle relazioni sociali, i temi proposti dalle pellicole offrono una lente in cui inquadrare il protagonismo delle nuove generazioni. Questa partecipazione, ha spiegato l'assessore Etienne Lucarelli, è figlia della volontà di Fano di mettersi in relazione con altre città per lo sviluppo turistico, culturale e sociale in una dimensione internazionale. I ragazzi sono già all'opera dall'anno scorso che abbiamo deciso di aprire questo rapporto, ma perché proprio la volontà è quella magari di instaurare progetti con uno dei festival più importanti al mondo, festival giovanili più importanti al mondo, con la nostra città di Fano che è città dei bambini e delle bambine, anche dei ragazzi, quindi un rapporto che potrebbe sfociare in altre attività molto più importanti. Tra l'altro abbiamo anche Gemma Giannoglio e Luca Campanelli che sono direttamente a Gifoni proprio per incontrare i personaggi del festival e da oggi i ragazzi divisi in tre gruppi, più 13, più 16 e più 18 saranno la giuria ufficiale di questo festival osservando i film direttamente dalle nostre sale, quindi online, della Memo e di Palazzo Corbelli, ecco per un momento che per loro ovviamente è unico e ci dà la possibilità di parlare direttamente con gli organizzatori. E al termine della visione di ogni film, grazie allo streaming, si apre una finestra Zoom in cui i giurati dialogano direttamente con gli attori per entrare nel cuore di ogni pellicola, così da conoscere sfumature, riferimenti e scelte. Sicuramente un'esperienza particolare anche per la tipologia di film che si sottopongono, ecco, perché sicuramente non è, come dire, il classico film che di solito si usa a guardare in privato, a casa propria, eccetera. È appena iniziato, quindi probabilmente è ancora presto per dare un giudizio definitivo, però è un'esperienza che ho fatto anche personalmente l'anno scorso, il secondo anno, e che ha avuto, ecco, un bilancio positivo, appunto, l'anno scorso. Quindi avete anche una bella responsabilità, sei molto selettivo? Cerco di essere abbastanza selettivo, ecco, però non eccessivamente. Gifoni!